Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo episodio della Computer Museo. Quest'oggi andremo a fare la recensione di un nuovo telefono, il Blackview E7S. In pratica è un telefono da 74,90€, che adesso tra parentesi ho appena scoperto che è stato abbassato a 69,99€ per appunto gli sconti di Amazon Day. E oltre a questo il suo prezzo originale sarebbe di 99€. È un telefono da 6 pollici quasi. C'è un po' di tutto in più, ma adesso iniziamo subito dopo la sigla. Ed eccoci qui. Allora, quest'oggi andremo a fare appunto l'unboxing e recensione completa di questo telefono, più i test e tutto, ovviamente, fatti sempre tutti in questo video. Innanzitutto il telefono arriva con spedizione un giorno, è veramente veloce, arriva con questo bellissimo pacco contenente appunto il lithium battery. Oltre a questo il nostro telefono, come detto d'anticipo, costa 69€, viene dato in 3 colori. Io ho preso quello più brutto perché alla mia ragazza piacciono i colori più brutti e quindi di conseguenza l'abbiamo preso. Che colore è? Menta, che secondo me è un colore puffo andato a male, però lei dice che è menta. La menta è verde mentre questo è azzurro, ma no, vabbè. La menta è puffo. Cambia spacciatore. Comunque, a parte questo, siamo pronti per andare a fare l'unboxing. Andiamo ad... Ma perché sbaglio sempre lato? Andiamo ad aprirlo e andiamo a vedere il nostro telefono. Allora, completamente adesso andiamo a vedere che il nostro telefono viene messo dentro questa scatola. Chiamiamola così, una scatola molto generica. È una scatola contenente dentro questo sacchetto il nostro smartphones. E in pratica siamo pronti per mostrarvelo. Innanzitutto chiederei al mio cameraman di avvicinarsi per far vedere la confezione del nostro telefono, cioè la nostra custodia del nostro telefono, la nostra scatola del nostro telefono, forse è detto più corretto così, che possiamo notare innanzitutto ci sono, si notano i disegni in rilievo, non so se si possono notare, ma ci sono dei disegni in rilievo e tutto. Il telefono appunto si trova esteticamente figo anche perché è tondo, come vedete gira intorno a sé e non è della banca Mediolanum, e in pratica dentro questo è il nostro telefono. Telefono che appunto non li ho mai visti così grandi, anche perché detto sinceramente, che poi ha doppio senso, ma è veramente una roba assurda. Sembra molto un iPhone 7 Plus. Pesa, non so quanto peserà, 3 o 4 tonnellate, non è per niente leggero. Comunque ci viene, a parte il color puffo, come detto prima, il nostro sistema, il nostro telefono, quindi passiamo anche a una recensione veloce estetica, così dopo facciamo solo quella al lato software. Il nostro telefono innanzitutto per la prima volta al finger, come si chiama quel robot? Scan. Finger scan, cioè in pratica l'impronta digitale del tuo dito serve per sbloccare il telefono. Quindi di conseguenza questa cosa, che ora il nostro camera in zoom un pochettino, sempre è già zoomato, scommetto, in pratica è un sensore di lettura di impronte digitali. Perché priorità, adesso è meglio che torna indietro con lo zoom, il tasto d'accensione è quello laterale, che è qua. Quindi questo è un tasto in più. Oltre a questo adesso andiamo anche sulla fotocamera. La fotocamera è una fotocamera da una delle migliori, da 8 megapixel, con appunto messa a fuoco automatica, flash potente a quanto dicono, poi dobbiamo effettivamente noi vedere quanto è potente. Come vedete è molto semplice il nostro telefono. Inoltre sotto, come potete vedere, ha due casse stereo per un ottimo ascolto, e questa cosa l'ho notata anche nei telefoni della Qbot, telefoni che abbiamo già recensito e tutto. Questo è un secondo il telefono, a parte il colore che fa veramente schifo. L'attacco è di USB, micro USB di ricarica, molto semplice appunto. Adesso non so perché stanno facendo tutti i telefoni uguali, precisi, identici all'iPhone. E oltre a questo abbiamo anche la nostra fotocamera da 2 megapixel, una fotocamera veramente molto utile per fare selfie. Ovviamente non è più VGA come i vecchi telefoni, ma bensì in 2 megapixel. Questo è un secondo il telefono. Ora continuiamo un secondo con andando a vedere il nostro pacchetto. Quindi andiamo alla parte inferiore. Nella parte inferiore
ci possiamo trovare questa busta. Busta contenente la custodia. Custodia e anche il vetro protettivo di sicurezza, in caso che quello principale si rovina, possiamo benissimo averne uno di riserva. E non solo, non è finita, perché bensì ci danno anche la custodia. Custodia in silicone, molto sottile silicone, che praticamente va ad accompagnare il nostro telefono, che probabilmente non proteggerà niente, però almeno ci hanno provato. E in pratica questa è una custodia sottilissima, molto semplice, ma non è finita ancora qua, perché abbiamo anche un cavo USB, che adesso ve lo mostro, è fatto veramente decisamente bene, targato addirittura Blackview, non so se si può leggere, si legge sì, è targato Blackview ed è fatto veramente assolutamente bene. Ora andiamo anche su un altro articolo, andiamo di nuovo sulla nostra scatola e troviamo anche le cuffie. Cuffie targate anche queste Blackview ovviamente, che come vedete sono fatte veramente bene, coppia isolante, quindi sono quel tipo di cuffiette isolanti. Il cavo, oddio, forse questa è l'unica cosa che hanno un po' tralasciato, è il cavo di 30 cm contati. E più per ultimo andiamo a vedere il nostro caricabatterie. Caricabatterie targato probabilmente Blackview, appunto, targato Blackview, un caricabatterie da 5V 1A, e quindi questo è un secondo il contenuto della scatola, altro non c'è, anche perché non vedo nient'altro, quindi direi di passare al lato del software. Bene, in questo momento spero che stiate vedendo lo schermo del nostro telefono, smartphone. Non mi ricordo bene il nome, anche perché si chiama Blackview. E in pratica le prime due cose che ho notato ancora prima di iniziare il video sono stati il surriscaldamento durante la ricarica, perché bene sì ce lo danno completamente scarico, e oltre a questo ho notato anche il surriscaldamento, nonché il touch che impazzisce per colpa del caldo. Ora spero che funzioni, cioè la parte centrale riesce a rilevarla, mentre le parti laterali ha qualche problema, probabilmente o con le pellicole che ci danno oppure proprio a livello di gestione. Comunque iniziamo andando a vedere di per sé il dispositivo, che come vedete viene riempito di roba, e questa secondo me già è un punto in meno, perché è stato riempito di pubblicità, di tutte robe che praticamente non vengono utilizzate. Inoltre non c'è un vero e proprio menu sub, ma praticamente è tutto davanti allo schermo, ce lo vengono piazzato proprio così. Il telefono, come spiegato prima, è un dual SIM, di conseguenza anche 16 GB di memoria interna, nonché 2 GB di memoria RAM. E questo è veramente un portento, perché in pratica tutti i giochi, Love Live, giochi come Pokémon Go, giochi GTA Vice City, San Andreas, GTA 3 per telefono, utilizzano di solito 512 MB memoria di RAM, mentre così abbiamo una bella memoria libera. Appunto, come spiegato prima e come vi sto mostrando in questo momento, appunto, la memoria è di 2 GB, di cui la libera è solo di 1 GB e 4.
In questo momento l'utilizzo appunto è del 29% da telefono completamente pulito, e questo non è tanto una cosa giusta, ma credo che sia più il sistema operativo Android, che occupi solo lui quasi 500 mega. Il sistema operativo Android è un 6.0, è una versione precedente, ed inoltre ha la funzione, appunto come spiegato anche prima da recensione, le impronte digitali. E questa è la funzione che adesso vi mostrerò in diretta. Per far funzionare il nostro software bisogna inserire un codice, e come vedete abbiamo già due dita collegate al nostro sistema. Per aggiungere il sistema all'impronta basterà fare aggiungi impronta, lui inizierà chiedendo di appoggiare un pollice, andrà, quando una volta verrà cliccato noi dovremo fare in questo modo, vediamo se il nostro cameraman riesce a riprendere, e il nostro telefono andrà a prendere l'impronta da aggiungere. Quindi in conseguenza, per andare a sbloccare il telefono non servirà più il codice ma bensì il nostro dito. Ma questo è uno dei tanti vantaggi che ha questo telefono. Inoltre le opzioni di sviluppatore sono subito disponibili, quindi questo telefono è sbloccato, è già stato rootato, quindi possiamo installare tutte le applicazioni anche craccate riguardanti sistemi di velocizzazione della memoria. Questo è il secondo sul lato del sistema, e questo è il nostro sistema vero e proprio, il sistema operativo al posto Android 6.0, Blackview 6.0. E appunto la versione Android è questa qui, rilasciata nel 5 dicembre del 2016, quindi non è stata neanche rilasciata tanto tempo fa. Facciamo un controllo con voi in diretta per capire se ci sono state rilasciate altre versioni, ma come vedete il sistema non è stato aggiornato, quindi il sistema si è fermato al 5 dicembre 2016 come sistema di salvataggio del sistema operativo. E questo non è tanto un'ottima cosa, è un altro punteggio negativo sul lato della sicurezza, perché appunto come spiegato prima, dicembre 2016, adesso siamo al 13.07, sono quasi 7 mesi di non aggiornamenti ed è una cosa improponibile. Il Cubot esempio, l'ultima è stata rilasciata a febbraio, ma ad aprile è già stata rilasciata un'altra build e ancora adesso hanno rilasciato un'altra build. Questo è un altro esempio. Come spiegato prima, adesso andiamo ad aprire il nostro, vediamo se riusciamo a farlo, ecco, questo in teoria eravamo già sviluppatori, lui dice che adesso siamo di nuovo sviluppatori, volevo aprire la versione Android, eccola, che è questa qui, che non ho, il Marshmallow è la versione Android, la 6.0 Marshmallow, che è questo marshmallow gigante che in pratica ci segnala appunto che c'è questa versione. E oltre a questo appunto il telefono, come spiegato prima, è dual sim, quindi abbiamo anche la velocità 4G o 3G, ovviamente dipende anche dalla scheda che voi andrete a inserire. Oltre a questo, adesso abbiamo visto un secondo il nostro sistema, andiamo a vedere le due fotocamere. Le due fotocamere, la frontale funzionerà come sistema da 2 megapixel, quindi come ho detto prima, come vedete, spero anche sempre che si veda, il nostro sistema risulta proprio molto nitido e molto veloce. Oltre a questo possiamo anche switchare la nostra telecamera, che tra parentesi il nostro sistema l'aveva disattivata, ok, possiamo switchare anche la seconda telecamera e possiamo vedere che la qualità della telecamera non è eccessiva, però ha un ottimo refresh, anche se questo è un po' rallentato anche dal software di registrazione che stiamo usando adesso per acquisire le immagini direttamente dallo schermo. Il flash, come spiegato prima, non è anche lui il massimo, infatti ho notato che il flash, l'abbiamo provato prima, non è che faccia tutta questa gran luce, però riesce comunque a riempire bene delle foto buie. Oltre a questo, appunto, adesso ve lo mostro proprio in diretta, però come vedete la luce è molto fiocca, adesso vediamo se la nostra camera non riesce a riprenderlo, molto fiocca, non credo che si possa, infatti come vedete l'applicazione è veramente molto semplice, non è che vada, per farvi capire, forse con questa telecamera riesce a mostrarsi molto di più luminoso, però alla fine non è che sia chissà che come flash. Questo è un altro punto negativo purtroppo di questo telefono, appunto è il flash. Riguardante alle telefonate, appunto il display da 6 pollici vi viene in aiuto, quindi vi aiuta anche a fare delle chiamate abbastanza senza andare a cliccare i tasti, perché come vedete sono belli espansi. E oltre a questo, a parte che ci si sta scaricando anche la luce del faretto della nostra telecamera, come potete notare ci sono veramente pochissime cose alla fine da mostrarvi.
c'è appunto la radio FM anche, quindi possiamo ascoltare anche benissimo la radio. Inoltre ci possiamo trovare appunto il nostro sistema di memoria interna, che è quello del nostro telefono. Comunque, questo era il video riguardante la recensione. Ora vi lascio con i test video e intanto vi saluto. Allora ragazzi, adesso stiamo facendo un video test in diretta del nostro sistema. In questo momento stiamo svolgendo più che altro il test. In teoria la telecamera è in 1080, anche se credo che sia più 1280x720. Possiamo fare un test di qualità, ma comunque non so se sia proprio il massimo. Non è una qualità eccelsa della telecamera. Infatti non è nulla di particolare, vedo anche molto sgranato su questo display da 6 pollici. E detto sinceramente, all'inizio pensavo che era pure sgranato il sistema, proprio, cioè scattava in una maniera impressionante, invece era perché era in modalità fotografica e non video. Oltre a questo andiamo a fare un test anche più da vicino dei fiori, ad esempio. Tentiamo di mettere fuoco e va bene, la messa a fuoco è veramente molto veloce e anche molto sfocata, quindi è perfetta. La batteria è scarica, speriamo che tenga finché riusciamo a finire i due test video. Ogni tanto vedo che c'è qualche cedimento a livello di velocità di ripresa, perché arriva dopo mezz'ora l'immagine della telecamera. Il fuoco è manuale, non c'è messa a fuoco automatica, cioè nel senso, se voi cliccate su un punto poi quel punto rimane. Detto sinceramente, non è che mi entusiasma più di tanto. Adesso però passiamo alla telecamera interna. Ed ora siamo alla telecamera interna. Come potete notare, stiamo facendo un video, già che mi rende più obeso del solito già non va bene. Però a parte questo, stiamo facendo il video e ho notato che questa telecamera frontale ha il grandangolo. Quindi, a differenza della telecamera davanti, che è molto limitata, questa ha un'amplitura dell'immagine che è veramente assurda. Non so se ha la messa a fuoco o no, per sicurezza rilevo se c'era, però comunque le immagini sono più nitide dell'altra telecamera che abbiamo da 8 megapixel davanti. Quindi secondo me non è proprio da 8 megapixel, per me è da 3 megapixel, ma dicono che è da 8, ma in verità è da 3. Però comunque questo era l'episodio su questo telefono, spero che il video vi sia piaciuto e niente, ci vediamo alla prossima puntata con una nuova recensione e molto altro ancora. Grazie ancora e al prossimo episodio, ciao ragazzi.